Hallo, alle Freunde, guten Abend zusammen. Benissimo, anche il saluto internazionale questa sera. La ringrazio. Quindi lei di Montano, Montano. Montano, sì, non sto qua, però sono lì. Ecco, qua volevo arrivare. Dove abita? A Modena. Cosa fai su a Modena? Lavoro alla Ferrari. E girondolando nella festa, l'abbiamo vista già prima perché ha fatto un'interpretazione bellissima dedicata agli emigranti, ha aperto la serata. Mi trovo con Lucia Lupi, che voi telespettatori già conoscete perché con Norma hanno condotto il Focus. Allora Lucia, bellissima serata, un bilancio da parte tua? Beh, sicuramente abbiamo avuto tanta gente, c'è stata un'affluenza insomma molto 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 proficua e siamo contenti perché abbiamo fatto tanta pubblicità, abbiamo fatto quel bel servizio insieme ed è stato visualizzato da tantissime persone. Mi fa piacere perché siete voi molto bravi. Uno ci mette l'impegno, poi... Come ho detto dentro alle signore, la particolarità di Montano è che tutti partecipano alle varie feste, si ci dà una mano. Anche altre feste che ci sono state. E ho visto che anche qui alla festa dell'emigrante ce ne sono tanti, io un po' li conosco perché frequento questo paese, Lucia. Sì, questa è una cosa che diciamo ci contraddistingue, il fatto di voler dare sempre una mano e portare avanti le iniziative in paese, che sono tante. Nel mese di agosto si susseguono tanti eventi e tanti appuntamenti. E siamo tantissimi che diamo sempre una mano e ci mettiamo in gioco per portare avanti qualcosa di bello. Ecco. Allora, una cosa ti volevo chiedere, è molto importante, secondo me, e che noi abbiamo fatto già un focus, ho girato delle immagini stupende di Montano, però invitiamo i telespettatori a venire, oltre che oramai la festa oggi domani, a visitare questo borgo. Sì, a noi farebbe molto piacere avervi qui nel nostro paese. È un paese poco conosciuto forse in giro, però ha tante cose belle da visitare dal punto di vista culturale, monumentale, anche storico. Quindi a noi insomma farà piacere avervi qui e a vedere cosa di bello c'è in paese. Luci lento, me la voglio pigliare, ce l'ho in tasca. Qui alla festa dell'emigrante mi trovo in compagnia di chi? Allora, il Mario Amato da San Mauro la Bruca. San Mauro la Bruca, anche lei qui. Nazario, veramente. Anche lei qui alla festa dell'emigrante. Io sono emigrante perché io abito a Milano. Ecco. Quindi una festa dedicata a voi. Una valutazione per gli amici. Valutazione per gli amici. A me piace, un'ottima festa. Da 1 a 10? Da 1 a 10? 8. 8, perfetto. Cosa c'è da migliorare? Perché è importante dirlo. Al momento non lo so perché sono appena arrivato. Un attimino. Il vino. Va bene, il vino. Allora non posso. C'è la birra però buona. C'è la birra buona, ma fatta artigianalmente? Artigianale. Allora, lo posso assicurare. Allora gli auguro buon appetito. Grazie, anche a voi, grazie. Trovo in compagnia con un amico che ho conosciuto in un paese vicino ad un'altra festa, che questa sera è venuto qui a Montano. Allora, come va? Bene, bene. Ricordiamo il nome, i nostri... Aniello. Allora, Aniello,
di Santa Barbara, venuto qui stasera per questa festa. Allora, una prima valutazione. Io sono di Montano, mio padre è di Montano. Ah, di Montano, ecco, ecco. Allora, una valutazione di questa festa. Ah, è ottima come festa, è buona, la cucina è buona, la musica è buona, ottimo. Quindi diamo un bel 10. Sì, 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 un bel 10. Okay, ti ringrazio. Diciamo ai nostri telespettatori il suo nome. Maria. Maria, come va? Benissimo. Allora, un bilancio di questa festa? 10. Allora, ci troviamo nelle cucine, dietro le quinte di questa festa, dove ci sono, mi viene da dire, tutti i protagonisti, ma loro sono maggiormente coloro che stanno facendo degustare alle persone qui a Montano le specialità. Mi trovo in compagnia di una signora che già avete potuto conoscere durante il focus. Allora, mi ricordi il nome, signora? Giuseppina, ma per tutti è Pina. Per tutti Pina. Allora, Giuseppina, un bilancio di questa serata. Molta gente, siamo contenti, molto contenti. Quindi i primi piatti, abbiamo avuto i famosi calzungelli. E i cavatelli con gli asparagi e salsiccia che sono andati a ruba. Mi trovo in compagnia del signor Mario Valiante. Mario, lei sta servendo cosa? Cavatelli con salsiccia e asparagi selvaggi. Selvatici, trovati, scommetto, da Valentino. Le macchie, nelle macchie. Un po' da tutti, ma Valentino, un certo Valentino so che è molto bravo. Sì, 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 lui è stato l'autore, diciamo, esatto. Quindi noi già abbiamo fatto vedere ai nostri telespettatori in un altro speciale quello che si offriva stasera. Quindi vi ringrazio, domani sera si è visto. Va benissimo, le aspettiamo. Grazie. Mi trovo sempre qui in cucina in compagnia della signora Maria, che già abbiamo conosciuto nella preparazione della pasta tempo fa. Allora, signora Maria, qua voi vi siete occupati delle polpette? Sì, delle polpette, eccole qua. Queste di carne prettamente cilentana? Sì. Prettamente cilentano. Possiamo far vedere ai nostri telespettatori la bontà, un odore carissimo. Allora, signora Maria, la risposta stasera è stata positiva? Sì, sembra di sì, che c'è stata molta gente. Quindi domani sera abbissiamo? Penso proprio di sì, speriamo. Perfetto. Anzi. Ok, allora ci vediamo domani sera. Grazie. Okay, sì. Grazie a voi. Continuando, mi trovo nello spazio destinato alla preparazione di un particolare dolce che è tipico di Montano, e come lo fanno a Montano, vi assicuro, non lo fanno dalle altre parti, con tutto rispetto. Sono delle lavoratrici instancabili. Incontriamo la prima signora, come vi chiamate? Elisabetta. Lei anche fa parte del gruppo? Sì, sì, sì. State preparando gli scauratielli? Sì, scauratielli. Vanno a ruba come anche nelle... Però andiamo dalla maestra, perché io me la ricordo anche a un'altra festa. Mi trovo in compagnia della signora? Raffaella. Allora, Raffaella, lei è sempre in prima fila, vero? Sì, sì, su queste cose quasi, un po' dappertutto. Un po' dappertutto, però lo so. Qua li facciamo. È un dolce tipico proprio, specifico. Di Montano, è un dolce comunque, dolce salato, non è che un po' di acqua, farina. La risposta sembra acqua. Un po' di acqua, sale, un po' di olio e un po' di... E bisogna saperlo lavorare. E bisogna, la lavorazione è la prima cosa, perché ci vuole la pentola, tutto, eccola. Allora vi lascio lavorare. Grazie. Però prima di friggerli, ovviamente abbiamo la fase di lavorazione. Mi trovo con la signora? Nicolina. Allora, signora Nicolina, questa è particolare, questa pasta, perché si impasta, poi va cotta, vero? Cotta, sì, e dopo va... E la dovete lavorare bella calda calda? Calda. Mamma mia, le mani? No, con le mani no, con la paletta. Con la paletta, dico, però rimane sempre calda. Sempre calda, sì. Lo so. Allora, carissimi amici telespettatori, vi assicuro che qui a Montano, oltre alla festa dell'emigrante che stiamo seguendo, sono specialisti in tutto, ma in questi dolci number one. Allora, signore, vi la lascio lavorare. Bene. Okay. Però voglio andare a conoscere anche le altre signore. Le altre signore che sono qui, non mi trovo con la signora? Rosetta. Allora, signora Rosetta, lei si è occupata degli struffoli. Sì, qui c'è un odore che... di miele e di tutto, di buono. Noci e il limone grattugiato. Miele rigorosamente paesano. Sì, tutto paesano qui. Quindi, signora, io ho una particolarità di Montano, onore a tutti il gruppo dell'emigrante, però vedo che
si fanno tante manifestazioni come questa e siete sempre tutti in prima linea. Tutti in prima linea, è vero, sì. siamo tutte disponibili, funziona abbastanza bene. Ma vi fa onore anche negli altri paesi, per l'amor di Dio. Però io frequento Montano da un po' di tempo e lo posso assicurare. Sì, ed è giusto perché a Montano siamo quasi tutti uniti. Quando si fanno queste cose qua, tutte unite, sì. Conosciamo altre due signore che lavorano, la signora? Teresa. E la signora? Rosa. Rosa e Teresa. Anche voi addette alla lavorazione degli scauratielli. Sì. Signora, ma non siete stanche poi dopo un po'? No. No. Instancabile. È la volontà che c'è.